Questa sera ho degli amici a cena, di cui ci sono tantissimi bambini. Per farli magari contenti, voglio fare dei serpentini con la pasta foglia. Qua poi come ripieno ho fatto 5 patate, le ho lessate, le ho schiacciate allo schiacciapatate, 100 g di prosciutto tagliato a pezzettini, 3-4 fette di salame e 100 g di svizzero. Sale quanto basta, ho mischiato tutto ed ora vi faccio vedere quello che faccio. Nella pasta sfoglia incominciamo a mettere uno strato di composto. Ora andiamo a rotolare sulla pasta sfoglia in modo da creare un salsicciotto. Poi sigilleremo per bene. Andiamo a tagliare. Sigilliamo con le mani facciamo in modo che si chiuda per bene. A questo punto arrotoliamo sfiliamo un pochettino davanti. Andiamo a mettere sulla teglia. Mettiamo gli occhietti. Poi bucherelliamo il tutto con uno stuzzicadente. E sotto come appoggio metteremo un affare di questo, in modo che se la testa tende poi a cadere, cade sopra, perché sicuramente non rimarrà così sollevato, però va bene così. E continuiamo avanti con tutto l'impasto. Con questo impasto possiamo fare anche delle treccine, facilissimamente. Sono pure carine da vedere. Ed ora con un tuorlo andiamo a passare i nostri serpenti. Ed ora inforniamo forno caldo a 200 gradi per un 20-25 minuti. Comunque vedete quando si colorano. Con l'impasto che ci è rimasto, prendete un'altra pasta sfoglia sempre rettangolare, mettete del prosciutto sotto e poi fate un filoncino qua nel centro. Mettiamo dello svizzero. Forse non l'ho detto, ma nell'impasto ci avevo messo anche una scatolina di tonno. Poi ovviamente voi potete cambiare con quello che volete, però vi dico che è veramente gustoso questo. Ora arrotoliamo. Ed ora tagliamo a tocchetti e posizioniamo così sulla teglia. Ed ecco pronte le nostre paste, sono fuori dal forno. Questi sono i serpentini con gli occhi, come si può vedere. Qua abbiamo le treccine, ho messo pure un pochettino di semi di papavero. E queste sono le girelle. Provatele perché con l'impasto che vi ho dato sono davvero buonissime. Io spero la ricetta vi sia piaciuta. È un stuzzichino veloce e semplice. Un bacione da Francesca Salvatore è tutto. Ciao, alla prossima.